Roberto Senesi. Gloria Zeni ha condiviso questo post dalla bacheca di Roberta Stroppari. Dice Roberta: Roberto Senesi, trapassato giovane per un incidente d'auto, nota del redattore, partecipava quando veniva a trovarmi alle mie canalizzazioni. Ho ritrovato un suo post nel quale commenta una frase che l'aveva colpito particolarmente. Non è lo strumento che fa la musica, ma la vibrazione che crea lo strumento. Commento di Roberto Senesi. Prendo spunto da questa frase espressa dell'entità disincarnata apparsa nell'ultimo messaggio postato da Roberta per parlare di come il genere umano viva la realtà esattamente al contrario, perché così è abituato a pensare, così gli è stato insegnato. Per l'uomo, infatti, la realtà cosiddetta esterna è oggettiva e assolutamente indipendente dalla sua coscienza e dalla sua volontà. Questo fa sì che egli si senta separato da ciò che percepisce come esterno a sé e viva in uno stato di prostrazione nei confronti del mondo. Come se quest'ultimo vivesse di vita propria e avesse la capacità di decidere se far accadere qualcosa che possa rendere tristi o felici, a seconda di ciò che accade esteriormente, appunto. Come naturale e ovvia conseguenza di questa maniera di concepire la vita, ecco che l'uomo si sente spesso vittima impotente delle circostanze, assegnando così al mondo il ruolo di un dio, capace di decidere a sua discrezione se dispensare grazie o disgrazie in maniera del tutto arbitraria. In realtà il mondo non può decidere nulla che l'uomo in maniera conscia o inconscia non abbia approvato e concesso in precedenza, poiché egli altro non è che un'ombra, ovvero il riflesso di qualcosa che viene prima. Infatti il piano fisico non è che la cristallizzazione di ciò che avviene sui piani sottili e più precisamente nei mondi del pensiero, delle emozioni e del sentire. L'entità nel messaggio di Roberta lo dice chiaramente, è la musica che produce lo strumento, non il contrario. Lo strumento, semmai, serve a ricreare quella melodia nel piano fisico. Una volta presa coscienza di ciò, come possiamo pensare di cambiare la nostra realtà intervenendo direttamente sull'ombra? A ben guardare è un atteggiamento da folli. Per cambiare acconciatura, pettinate forse lo specchio? Il mondo non può che riflettere ciò che siamo interiormente, è costretto, non può fare altro, poiché un'ombra non possiede alcun potere decisionale. Se cominciamo ad entrare in quest'ottica, possiamo usare la vita su questo piano come un tornasole, come un qualcosa che costantemente ci rimanda a noi stessi, a ciò che realmente siamo e ci costringe ad assumerci la totale responsabilità delle nostre vite. Ci pensate? Niente e nessuno da incolpare, nessun alibi alla nostra insoddisfazione e infelicità, soltanto ombre che riflettono la nostra immagine reale e ci forniscono un servizio indispensabile per il quale essere solamente grati. Qualcuno potrà obiettare, questo non è vero, non è possibile, io sono buono, dolce e sensibile con tutti e nonostante ciò ricevo sempre solo cattiveria e ingiustizie. Non ho detto che sia facile e non ho detto che sia per tutti. Possono esserci centinaia di motivi per i quali la vita va in un modo piuttosto che in un altro. Ma qui si tratta di capovolgere completamente il paradigma al quale siamo assoggettati sin dalla nascita. Siamo re e regine, ma ce lo siamo dimenticati e abbiamo consegnato il nostro regno senza fiatare, sostituendolo con la lamentela ed il giudizio, trasformandoci così da sovrani in sudditi che mendicano attenzioni e approvazione esteriore e sperano quotidianamente che la propria ombra non li divori.
Il mio vuole essere un invito a riprenderci ciò che è nostro di diritto. Potrà volerci tempo e pazienza, poiché ogni trasformazione che sia reale e profonda ne ha bisogno, e perché ciò che avviene nei mondi sottili si manifesta soltanto in seguito sui piani più grossolani, ma da qualche parte bisogna pur cominciare. Non è lo strumento che crea la musica, ma è la musica che crea lo strumento. Impara ad ascoltare e a riconoscere la tua musica e divieni strumento. Un abbraccio a voi tutti. Grazie, Roberto.